mi sento bene, ora mi sento male, ora mi sento qualcosa, ora mi sento bene, ora mi sento male dentro una scatola. Un brano scritto di sera, mentre la pioggia battente sull'auto rimbalza in ogni dove, di fronte ad un mare agitato ma quieto allo stesso tempo. È nato così il primo brano e l'esordio da solista per Marco Di Nunno, cantante e performer italiano, o meglio pugliese, o ancora meglio bitontino, che nel suo mondo diviso fra musica, teatro e spettacolo, dal 4 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, con la sua opera prima, ora, La solitudine di Narciso. La sua grande cultura musicale, e non solo, formatasi nelle accademie di Bari, Roma e Milano, hanno dato la spinta al nostro giovane cantante di spiccare il volo verso luoghi ancora più profondi della sua anima, con un brano che rispecchia il suo essere tumultuoso a volte nel farsi piacere le persone e le loro sfumature. Ammette di abbracciare persone sbagliate, ammette di allontanare quelle giuste, ma soprattutto osa ogni giorno, cercando di essere più veloce degli altri nel raccogliere quanto più possibile. E all'interno della sua canzone, e soprattutto nei suoi testi, appaiono sempre le figure chiave, come quella di una donna che può rappresentare sia l'antidoto al male, sia l'immagine dalla quale vorrebbe scappare. L'abbiamo incontrato per farci spiegare ancora più e al meglio possibile perché la contrapposizione fra ora e la solitudine di Narciso. Oggi esce Ora, la solitudine di Narciso, il mio primo singolo di un progetto discografico a medio-lungo termine che vedrà la pubblicazione anche di altri singoli. Senti, cominciamo dal titolo, Ora, la solitudine di Narciso. Contrapposizione. Contrapposizione perfetta. Ora contiene tre lettere. Queste tre lettere contengono, secondo me, l'essenza della vita stessa. Ora, come non mai, è importantissimo vivere il momento presente per esprimere la vera essenza nella propria pienezza. Il passato non esiste, il futuro non esiste, quello che vorrei e dovremmo tutti fare è cercare di vivere il momento presente. La solitudine di Narciso come sottotitolo, beh, sono molto legato al mito di Narciso perché credo che la società odierna sia molto narcisistica e quindi questa cosa mi fa sempre un po', non mi piace particolarmente, quindi ormai siamo un po' catalizzati come delle matricole, come dei numeri, esistiamo solamente se abbiamo un range di produttività enorme. Il mito di Narciso in questo caso è il mito che si specchia nella propria immagine cadendo nel lago in cui si è specchiato, e quindi è un'esortazione anche a vivere con l'altro e a cercare di mostrare, oltre che la parte splendida, produttiva, anche la parte più vera, ora, in questo momento. Marco, dalle note ho letto che questa canzone è stata scritta in una situazione particolare a livello meteorologico, ma anche una situazione tua di animo. Sì, è stata scritta in realtà qui, dove siamo adesso, a pochi isolati, quindi a Santo Spirito. Era un giorno d'autunno, avevo bisogno del mare, ma pioveva, quindi ho preso la mia auto e sono pochi isolati, 100 metri. E io avevo già una melodia, ma non definita, non avevo un testo, quindi mi sono fatto un po' cullare da questa ambivalenza del mare e della pioggia, e quindi è nato il testo. In realtà è nato in pochissimo tempo, perché ero particolarmente coinvolto, è nato il testo di Ora, la solitudine di Narciso. Il giorno dopo l'ho messa in musica e poi ho contattato il mio arrangiatore, Marco Di Martino, e Marco, qui dobbiamo fare qualcosa. Marco è stato bravissimo a captare subito quelle che erano le mie esigenze artistiche, e dopo una settimana è nato anche l'arrangiamento di Ora, la solitudine di Narciso. Dai miei occhi sognanti, forse un po' idealizzanti, che la vita ti gira e rigira come le lenzuole ingiallite. Da una vita indecisa dove fai fatica a lasciare il tuo cuore in un cielo di ghisa. Di te non c'è più niente, udì. Musica, televisione, teatro. Non ti chiedo quale ti piace di più, ma dove ti senti meglio? Questa è una domanda da 1 milione di euro. Mi sento bene quello che faccio. Sono situazioni differenti e ogni situazione a sé riserva un posto nel mio cuore. Il teatro è un'opportunità che tutti dovrebbero per una volta nella vita abbracciare, perché appunto si vive insieme e non si è soli come Narciso, e si ha modo di scoprire e accettare anche parti molto belle di sé che non si conoscono. Indagare le stelle, prendi adesso la mia pelle.